Eccolo, eccolo, eccolo! Guardate un po' cosa ho qua. Mi sono arrivati un botto di robe, un botto di robe. Ce n'è anche qua per terra, attenzione. Ce n'è anche qua per terra, ovunque. C'è roba nuova ovunque. Oggi mi sono arrivate un sacco di cose, quindi faremo un unboxing. Penso sia il primo unboxing che faccio sul mio canale. Un pack opening, non so come si chiamino. Però aprirò i pacchi e vi farò vedere cosa mi è arrivato. E ovviamente, dato che la maggior parte delle robe è tutta roba per la camera, per la casa, le sistemeremo anche. Vi farò vedere come aggiorneremo, come faremo un level up della mia cameretta. Mamma mia. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Eccolo! Ho posizionato qua il mio banco da lavoro. Tra l'altro, i capelli rosa ci stanno andando via tantissimo. Quindi, tra poco dovrò farmeli blu perché ho perso una scommessa su Twitch. E su Twitch, aia, me li farò blu. Quindi, andate tutti a seguirmi perché farò una diretta dove mi tingerò i capelli di blu. Tutto in descrizione, trovate link o nel primo commento. Allora, iniziamo con questo pack opening. Questo qua lo giro così. Allora, vi faccio vedere queste prime due cose che ho comprato ieri. Non sono da aprire perché sono semplicemente, cioè, le ho prese così. Sono due barattoli di latta, stile americano, anni 80, fighissimi. E questi qua li mettiamo da parte. Poi, qua abbiamo un pacco che è arrivato finalmente da Shane. Questo e questo. Qua c'è un regalino che ho fatto a Bea. Ta-ta-ta-tan. Questa qua è una luna, come si può notare. Qua c'è il piedistallo di legno ed è fighissimo, ragazzi. Guardate. Olì, E questo è andato. Non c'è tanto da dire. Ora arriviamo al pacco grosso. Dopo di questo, poi ci sarà un'altra roba da farvi vedere. Io ho paura che si danno indirizzo, robe del genere. Poi mi ritrovo la gente sotto casa. Eccolo! Allora, raga, questa è una pelliccia che ho ordinato visto che comunque questo periodo fa molto freddo. Guardate che pelliccione! Hanno ammazzato un giaguaro. Ovviamente sto scherzando. È un mega. Non ci sto neanche dentro. È un mega tappeto. Lo vedete? È un mega tappeto gigante che posizioneremo proprio qua, sotto di me. Che volendo può essere usato anche come pelliccia. Comunque è fighissimo, raga. È proprio morbido. Oh. Inizierò a dormire per terra da oggi. Quindi questo è il primo oggetto. Tappeto di barbuto. Continua la frase nei commenti. Poi, qua abbiamo un pezzo forte, ragazzi. Qua abbiamo un pezzo forte. Vi presento il nuovo capo di barbuto. Questa è una vestaglia, ragazzi. Guardate che roba. Guardate che lusso. Questa qua direi di metterla subito. Continueremo il pack opening così, in vestaglia. Guarda qui, Tutto un altro pack opening, tutto un altro pack opening. Barbuto in vestaglia è sempre piaciuto. Poi passiamo. Qua ragazzi c'è dentro un botto di roba, io ve lo dico. Questo cos'è? Ah, questo qua è il copriletto. Ok, set di lenzuola. Ve lo faccio vedere così perché se lo apro qua si copre tutto. Sembrano fulmini, in realtà è marmo nero. Però è molto 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 bello. Dopo ovviamente vi farò vedere tutto posizionato. Tappeto, cestaglia ce l'abbiamo già. Poi, signori e signore, qua abbiamo un altro pezzo forte. Qua abbiamo un altro pezzo forte. Questo lo apriamo. Qua abbiamo un telecomando e qua abbiamo un filo. Sapete cosa vuol dire questo? Queste sono delle luci LED, le strisce LED che ovviamente attaccherò per tutta camera. E qua abbiamo il telecomando perché posso selezionare i colori di questa striscia LED. Qua abbiamo tutti i pezzi ovviamente per fissare il tutto. E questa è davvero una bella cosa. Questa è davvero una bella cosa. Sono molto molto soddisfatto di questi acquisti perché la mia camera diventerà la camera più bella. Qua lo dico e qua lo dico. La camera più bella non di Milano, non d'Italia, di tutto il pianeta, perché la camera di Barbuto è sempre piaciuto. Se volete vedere i migliori acquisti, canale di Barbuto. Attenzione perché qua sto per estrarre l'ultimo sacchetto dalla scatola, ma non è finita qui perché mi è arrivato un altro pacco. Ragazzi, ma cosa volete fare? Questo lo buttiamo e spacchiamo tutto. Qua abbiamo, ragazzi, un set. Finalmente sveleremo, scopriremo il dubbio che io ho sempre avuto nella mia vita. Quando tu acquisti su un sito e c'è un capo che è completo, quindi sia pantaloni che maglietta, ma tu di pantaloni porti la M, ma di maglietta ti piace portarla grande, tipo L, XL, e puoi selezionare solo una taglia, ti arriva tutto uguale o fanno, non lo so. Lo scopriremo ora. Damn, bro. Ragazzi, qua abbiamo una super tuta, perché non so se ve l'ho detto, ma da domani inizio a giocare a baseball. Una super tuta, ragazzi, guardate qua. Questa è speciale. Questa è un spettacolo, un spettacolo. Ovviamente non supera il mio merchandising, che ovviamente trovate il link in descrizione. Ah, ci tenevo a dire una cosa, ragazzi, non sto sponsorizzando nessun negozio. Se una cosa mi dovesse far schifo, lo dico. Per ora tutto carino. La taglia qua non c'è scritta. Ecco, questa è una L. Abbiamo scoperto che se prendi la L della maglietta, ti arriva la L anche di pantalone.
pantaloni. Però non sembra un tanto grande in realtà. Profuma anche, profuma. Bello, bello. Ora, ecco qua, la maglietta. Mamma mia, che capelli. Che stile barbuto. Ecco qua, questa è la maglietta, ovviamente è tutto un completo. E anche questa L, quindi ho sfatato il mito. Ovviamente pensavo fosse così. Ho detto, la speranza è l'ultima a morire. Perché io di magliette mi piace tenerle grandi. Lo vedete quella qua sotto? È bella grande. Mi aiuta a nascondere la pancia. Prendo di solito una L, un XL. Però della tuta, ovviamente, prendo una S, una M massimo. E invece mi è arrivato tutto L. Volevo prendere XL, ho detto, aspetta un attimo. Perché se poi mi arriva tutto XL, non lo userò mai. Ok, poi magari dopo ci faccio una foto, la carico su Instagram, andate a seguirmi. Ora, è arrivato il punto clou. Il punto clou, l'ultimo ordine che mi è arrivato oggi. Ovviamente me ne devono arrivare ancora tanti, ma oggi a sorpresa mi è arrivato un pacco da Wish, che dovevano arrivarmi a giugno, in teoria ci ho perso le speranze. Ma oggi mi è arrivato il pacco di Wish, quello che avevamo ordinato nel video. Compro tutto quello che costa di meno su Wish. Grazie regia. A primo impatto uno dice, che cazzo è? Una coperta? No. Questo, ragazzi, è il puff. Quello lì, avete presente la poltrona? Quella che con la vestaglia, secondo me, proprio, cioè, è il massimo. Avete presente quella poltrona tutta morbida che vi sedete? Avete presente? Non lo so. Vi lascio qui una foto. Me l'hanno mandato. È vuoto, tocca riempirlo. Sono andato in un negozio oggi per trovare le palline di polistirolo per metterle dentro, perché ci vanno quelle. Ma non le ho trovate. Quindi le ho ordinate su Amazon. Mi dovranno arrivare, ma nel frattempo io questo lo voglio usare. Perché qua mi sono fatto la postazione, tutto pronto, col tappeto, cioè, devo usarlo. Quindi ho comprato un altro piumone che infilerò dentro. Piumone lo facciamo vedere tra poco, perché lo monteremo insieme. Comunque qua è vuoto, va riempito e questo diventa un puff e io mi ci puffo. Perfetto, ora andiamo a sistemare tutto. Quindi tra poco, cioè adesso, porca puttana. Faremo un level up. Faremo un level up della stanza. Sarà tutto rimodernizzato. Oh, oh, ce l'ho fatta. Mamma mia, ragazzi. Comunque, i video migliori sono quelli di Barbuto. Eccolo. Ecco il primo pezzo, ragazzi. Questo è un tappeto incredibile. Comunque, datemi un voto da 1 a 10. Se vi trovaste un Barbuto sempre piaciuto in vestaglia a casa, lo picchiereste probabilmente. Comunque, ecco qua. Qua ovviamente abbiamo appena aperto i pacchi, quindi c'è un po' di casino. Tra poco vedrete tutto bello che è pronto. Il tappeto è un po' storto perché è stato chiuso. Oh, mamma mia, è così soddisfacente andarci sopra. Ecco qua. E questo è uno. Ora, andiamo a riempire il puff con questa che è più grande di me. Ok, partiamo. Allora, ecco l'aiuto della mia schiava. No. Comunque, ragazzi, ho dovuto prendere, ripeto, il piumone momentaneamente. Oh. Perché palline di polistirolo non ci sono, non li vendono, tutti i negozi ancora non sono aperti qua a Milano e quindi li ho ordinati su Amazon. Sarà un bel delirio metterla dentro, anche perché non la dobbiamo mettere così piegata, ma dobbiamo mettere un po' tutta... È bruttissima comunque, lo so, ma tanto ho detto, tanto non si vede. No, scusami, da sta parte con i fiorellini è carina. Ci sono dei cuori con le rose. Qua i gufi. Questa fa cagare. Questa va bene per Pepito. Allora, riempiamo bello così. Sei? Mm-hmm. Allora, tengo io o tieni tu? Come vuoi. Aspetta, ma cosa è sta roba? Ah, bisogna mettere dentro il coso bianco, mi sa. No, quelli sono per i pallini, credo. Aspetta. Adesso vedi che si gonfiava in qualche modo. Ma cos'è sta roba? Ma vedi che si chiude così? Cos'è? Per metterci dentro tutte le palline. E noi come lo mettiamo, scusa? Ah, questo mi segue dentro allora. Noi lo mettiamo così, guarda. Questo lo infili. Sarà un lavoraccio. Oh, perfetto. Ora, tieni aperto. Sembro la donna di Tommy e Jerry. Perché in Tommy e Jerry si vede la vestaglia, non si vede la testa, vedi? Oh. Siamo. Vada, sì. Oddio. È come, non lo so, fare un polpettone. Oddio. Forse bastava una piazza. No, sta funzionando. Ok, dentro. Perché non va giù? Dobbiamo scuoterlo. Oddio, sto sudando tantissimo. Ok, è andato giù. Non ha proprio la forma di un puff, però. Non sembra per niente un puff, è tutto vuoto, amore. Dobbiamo aggiungerci dei cuscini, secondo me. It's a prank. Ma che cuscini sono quadrati? Per il fondo. Ma che vuol dire per il fondo? Ma sì, è momentaneo. Perché almeno la parte superiore, che è quella che sta in alto, c'è. Tanto okay. Questi cuscini li odiamo, per fortuna. Sta prendendo forma. Che voi ci possiamo mettere dentro questo? Mamma mia, ragazzi, non andate in palestra, venite a riempirmi il puff. Sto sudando tantissimo. Io sto facendo niente. Perché qua è vuoto? Allora, ragazzi, questo è il nostro puff. Per ora, momentaneo. Devo un po'... Sembra che ci sia dentro una persona. Ok, per adesso è un po' così. Testiamolo. Oh, damn, bro. Raga, è comodissimo. Posso anche fare le flessioni.
Raga, momentaneamente è così, ma è comodissimo, ve lo giuro, ho sempre voluto un puff. Allora raga, questi sono i pacchi che mi sono arrivati. Ora vi lascerò una foto di come avrò ordinato tutto, perché ora c'è un po' di casino. E devo dire ragazzi che sono molto soddisfatto. Non ci speravo più di tanto, ho detto su 10 cose che ho ordinato se ne servirà una. Invece tutto perfetto, questa vestaglia ragazzi è proprio da barbuto. Il puff devo solo riempirlo, ma raga, wow. Il tappeto è una figata, ovviamente anche quello ancora un po' quadrato perché è stato piegato tutto sto tempo. Ci ha messo più di un mese arrivarmi sto pacco, doveva arrivarmi settimana scorsa, oggi è arrivata sorpresa. Devo provarmi la tuta, anche quella vi lascerò una foto. E nulla, ci vediamo venerdì con un prossimo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle 18 esce qua un video su YouTube. Ci vediamo tutti i giorni su TikTok alle 14 alle 18, ci vediamo tutti i giorni alle 21 su Twitch e ci vediamo tutti i giorni su Instagram con nuove storie e nuovi post. Sempre presente barbuto. E nulla, dal vostro barbuto con la vestaglia è tutto. Ci vediamo, ciao!